Che cosa aspetti? Devo forse sfoderare gli artigli? No, però potresti sfoderare qualcos'altro. Parlo con Catwoman, ma non ora. Non ora, signori. Ben ritrovati. Riprendiamo il nostro Batman. Non è da te farti capire. Sì, questo l'avevamo... Ci avevamo già parlato. Ho dovuto ricaricare. Quindi, qua se non ricordo male è tutto chiuso. Dai, porca puttana, che palle. Sì, queste erano tutte inchiodate, signori. Ci ritroviamo su Arkham Knight. La biografia di Catwoman. Ci diamo un occhio, signore, la biografia. Oh, proprio ragazzi, una bella micciona. Una bella micciona, micia. Selina Kyle, vabbè, lo sappiamo già. Peso 57 x 1,70. Porco cane. Che fisico, orfana e costretta a cavarsela da sola nei peggiori quartieri di Gotham. Selina Kyle iniziò a rubare per sopravvivere. Decisa a non rinunciare allo stile, apprese le arti marziali e la ginnastica artistica per affinare le sue abilità. E poi naturalmente è diventata maestra. Fa dei numeri atomici, vabbè, come tutti. Tutti divini. Quelle storie qua. Alterna crimini e momenti di altruismo che la rendono una figura ambigua. Quando non un'eroina, la sua rivalità con Batman scivola spesso nel flirt o persino nell'intesa romantica. Non si sa molto dei suoi spostamenti dopo la chiusura di Arkham City, ma una scia di furti importante lascerebbe intendere che si trovi ancora a Gotham. E va bene. Vabbè, qua ci sono i dati. Fatemi sapere, signori, se vi può interessare vedere le biografie, perché io alcune le ho già viste. Però le possiamo vedere, se... tipo quelle di Crane. Che fico Crane. Vabbè, andiamo avanti. Me lo direte poi voi. Se non vi annoiano. Allora no, di qua. Sì, sì, stai lì e taci. Però io vorrei anche. Preso il controllo dei ponti. Ottimo lavoro. Ti contatterò quando sarò in posizione sul Mercy Bridge. Esatto, che doveva abbassare il ponte per far entrare la Batmobile. Vecchio mio, questo sì che è un bel dilemma, non trovi? Salverai l'amica incompetente che si è fatta rapire oppure l'amica incompetente che si è fatta rapire? Che cazzo? Andrei a vedere l'ultima sfida mortale di Eddie, sono sicuro che si è dato molto da fare. Sì, ok, però è una rottura di minchia il fatto che mi obblighino a fare delle cose. Io adesso voglio fare i cavoli miei. Queste sono le sfide. Queste sono le sfide. Ma sono tutte sfide queste. No, ma dove erano? Vale la pena di salvare Barbara? Per metà l'ho già uccisa io. Taci, lascia stare Barbara, poverina. Lei è azzoppata come... Allora, lui mi dice di andare a Chinatown, però mi dice di venire qua. Salva Oracle. Ok, questa è quella del ponte. E va bene, l'abbiamo visto. Sconfiggi l'enigmista e salva Catwoman. Andiamo a salvare Catwoman, signore. Andiamo avanti nella... Che io voglio un po' di libertà per farmi i cazzi miei. Sinceramente. Dai, andiamo a salvare Catwoman. Così almeno ce la vediamo un po' in posta. Vai. L'eroe dice di aver visto uno dei cadaveri. Era stato crocifisso. Conoscendo l'eroe, avrà dato un colpo. Certo che sì. Dai, veloce. Siamo un po' lontani, ma così facciamo presto, dai, alla fine. Un'altra spintarella. Ottimo. Qua c'è pieno di droni, naturalmente. Questa è tecnologia all'avanguardia, non saprà neppure cosa lo ha colpito. Che poi dobbiamo fare scompiglio, guarda quanta roba. Occupa Gotham. Porca vacca, quanta roba che c'è. Ti fa schifo operare sul territorio americano. Hai paura di dover combattere Batman? Hai solo paura dello spavento. Ho bisogno assolutamente della Batmobile, ragazzi. E devo, come mi avete consigliato, potenziarla un po', perché altrimenti ci rimango dentro qua. Un sacco di roba. Oh, siamo arrivati. Ace.
Faccio gentile. Pianino. Fai così. Ma perché? Hai sentito? Cioè, ho schiacciato il quadrato per picchiarlo. Boh. Non capisco. A volte ci fotte nei controlli. No, basta, ma quasi arrivano, porca troia. Basta. Oh. Ancora, sei ancora vivo. Cioè vivo, vabbè. Ma che cazzo i movimenti fanno i cadaveri? Sono sempre stati strani Capoin negli Arkham. Oh no! C'è da guidare. Porca troia, è una gara. Sono abbastanza pesantino questo. Ne vuoi ancora? È umiliante, non è vero? L'essere spettatore di un infinitesimo della mia grandezza, l'opprimente realizzazione di quanto tu sia insignificante e totalmente indegno della benché minima nota. Queste prove sono i miei capolavori. Ehi, i cerchi continuano a girare dentro. Che auto bizzarra. Gli studenti si accalcheranno in questo ascensore, ansiosi di vedere coi loro occhi il luogo dove il cavaliere oscuro è stato sconfitto. Sì, sì, dai, tutte le volte. Questo qua è d'un peso, madonna. Se andarci a cena fa venire due palle. Possiamo arrivare. Grazie. Basta stegare, porco cane, che dopo esplodo, dai. La prova è così elegante nella sua semplicità che probabilmente potresti intuirla persino tu. Devi riuscire ad alimentare questo pannello, detective. Devo alimentarlo. Allora. Cosa dice? Allora, qui c'è un pulsantucchio. No. Assolutamente. Allora, diamo un occhio qui. Sono appena arrivato, cioè se aspetti anche un secondo, non è che se andate tutti i professori come te. Tra l'altro sei un coglione come qua. Non hai la più remota possibilità di risolverlo. Per qua ci abbiamo i blocchi enigmista, vabbè, proviamo a venire. Porca troia. Ah! Tanto arriviamo qui. Poi se attiviamo. Ah cazzo, no. Però possiamo fare una cosa noi. Allora, qua devi stare così. No, ti prego. Ok. Allora, noi andiamo qua. Ottimo. Poi posso usare il telecomando, giusto? Esattamente. Tu vai qua sopra, bruci. Ottimo. Te vai qua. Vai qua così. Si può?
si vede niente con quella visuale qua. Non è una semplice prova di intelligenza, Batman, ma una prova di abilità. Allora, però io così non vedo veramente un cazzo. Devo montarci in cima perché con quella visuale lì non si capisce un tubo. Allora, qua se io faccio il salto in teoria là ci arrivo, ma col blocco cosa mi fa? Ah, mi blocca la pedana. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi direi che va bene così. Vai. No, ma perché si è tolto? Lo devo cambiare in volo. Porca puttana, che due maroni. Devo rifare tutto. Cioè, mi sono già rotto il cazzo, signore. Dico la verità. Mi sono già rotto le palle. Fanculo, va. Nigmaz. Voglio spaccare tu. Oh, no. Ah, ok, qua dobbiamo alimentare. Pianino, ok. Bene, bene, hai capito come fare. Cioè ce l'hai fatta, figuracce. Ora aiuta Catwoman con quella chiave. Ci siamo riusciti? Ora salta sulla pedana accanto a me. Apri le orecchie, cavaliere oscuro. È in gioco la vita della tua amica. Madonna, ma quante ce ne sono? Una serie di vetrini esattamente davanti a Catwoman. Lei non ne frega a cavolo perché si è rotta i coglioni. Passa Catwoman. Bene. Una di quelle vetrine contiene la tua prima chiave. Le altre contengono chiavi mentili. Chiavi che spargeranno il pur scarso contenuto del tuo teschio su tutti i muri dell'orfanotrofio. Madonna, che cazzo è l'enigmista? È diventato Masho. Indovina la vetrina che Catwoman deve aprire. E non sbagliare. Allora, quasi tutte mi uccideranno, eccetto una sola. Bene, posso farcela. Ok, quindi la disposizione, secondo me, penso di aver già capito, la disposizione qui, allora, lei non ha la visione, va bene, però la disposizione di queste chiavi è quella che vede Batman qua. Quindi c'è una specie di D al contrario, però bisogna capire Selina in che posizione è. Allora, guardiamo le tre davanti. Le tre a sinistra sono... Allora, qui ce ne sono quattro. Quattro e tre. Ok, questo è il frontale. Quindi io le vedo così. Come tu saresti morto per i tuoi. Vedendole da davanti, in teoria dovrebbe essere questa quella giusta. In teoria. Ok, Batman, vediamo se sei intelligente come dico. Madonna, se tagliano. Ah. Fuori uno. Soltanto per questa volta ho sottratto pezzi del puzzle, un trofeo. Tenendo conto del successo precedente di Batman, avrei potuto iniziare a contare da 8, ma beh, 9 vite, non ho resistito. Che sfigato. Vabbè, posso andarmene, devo rimanere qui. Ora per tutte le vite. No. Festeggia la tua sopravvivenza raccontando a Batman tutti i grandi eventi dell'orfanotrofio. Dai, fammi uscire. No, fallo tu. Senti, gatta. Ehi, Batman, guarda, c'è una
misteriosa porta verde. Sì, sì che c'è. Torna all'orfanotrofio, Batman, e lascerò che voi due la attraversiate. Devo tornare qua. No, Catwoman, non sei tu la star della serata. Aspetta, Batman. Vabbè, vabbè, è un po' pizza. Torniamo là, che era 8000 km. No, ancora questo ascensore, no. Non mi parlare però, Beh, e mi parla. Mi auguro che tu abbia iniziato a capire l'ampiezza dei compiti che ti attendono. Sì, l'abbiamo già capito, dai. Devi stare un po' sciallo però, devi stare tranquillo perché... Forza speranza. Allora cavalca l'onda di compiaciuta soddisfazione fino all'orfanotrofio. Ti sto aspettando. Va bene. All'orfanotrofio. Vediamo che cavolo abbiamo aperto. Questa prima sfidona. Bentornato all'Enigmatorium. Non temere, non ho fatto nulla alla tua amica. Ma prima che io te la lasci vedere, comunque risolvi questo. A che tipo di domanda puoi rispondere soltanto se rifletti? Buona fortuna. Si può rispondere solo dopo un'attenta riflessione. Ah, guarda. C'è uno specchio. In quel senso. Però, ok. Che cazzo me ne frega, ma... Questi qua di solito erano quelli che dovevi colpirli tutti e tre. Però non ho il batarang. Non ho il batarang triplo, no, ma qua dobbiamo girare sta roba. Provo ancora. Ok, poi questo ancora. Ok, tutti i batteran mi fai usare, tutti te li pago. Tic. Non è così? Che c'è il puntino... Dov'è che gli fa la luce, scusami? Qui c'è il riflesso del puntino, non va bene così? Bene, bene, ti sei guadagnato il diritto di vedere la tua amica. Allora, che stupido, cioè, devo togliere. Sarà sorpresa quanto me di vedere che sei arrivato fino a qua, Boh, vabbè. Ah, bene, sei tornato. Ciao. Ho voluto aspettare il tuo arrivo per rivelare il gioco da squilibrati che ti attende dietro la porta. Sì, però dai, non stiamo qui tre ore. Scusami, ho un tono scontroso. Probabilmente per via della magnifica collana che Eddie ha scelto per me. L'hai vista? È una bomba. Spero proprio che voi due andiate d'accordo, perché dovrete collaborare se volete la chiave nascosta. Mamma mia. Ma chi c'è che va a scuola qua? L'orsetto Teddy, guarda. Per serial killer? Vabbè. La chiave è qua. Tutto chiuso. Quindi io direi, io mi metto qua. Te catti, vai qua. Ah, grandioso, un'altra trappola. Come se non bastasse il collare. Che palle. Batman, Catwoman. Nessuno di voi due riuscirà a uscire di qui senza l'aiuto dell'altra. Vabbè. Cosa dobbiamo fare, Ciccio? 3.
5, 2, 4. Ho 5 interruttori e lo spettacolo di luci più noioso della storia. Tu? Anch'io. Ok, però... Però, qua posso togliermi? Sì, tanto ormai siamo chiusi dentro. Però io ho i numeri rossi e lei gli interruttori rossi, quindi lei ha quelli di Batman. Quindi guardiamo 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 3. Uno. Ah, guarda degli altri amici caserecci di Ed. 4. 5. Le tue provocazioni non mi toccano. 2. Beh, almeno sappiamo una cosa. Non sei stupido come la tua amica. Congratulazioni, Batman. Catuomo, sei rimasta indietro. Deficiente, me l'ha detto lui. Ah, lui può usare la frusta, può usare lei, cioè. 1. 3, però aspettiamo la pausa. 5, 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. Vediamo. Sì. 1. 1. 3. 5. No, porca puttana. Dai, frusta di merda. 1, 3, 5, 2. 4. Oh, cavaliere oscuro, è davvero indescrivibile il piacere di vedere la tua fronte aggrottarsi. Mi voglio di spaccare i denti a sti robot, sono godosissimi da distruggere. Scusa per non averti ascoltato uno che... E dai! Si risolvere a pugni. Vabbè, ma... Una cosa indecente, la tag button. È veramente una soddisfazione. Guarda che roba. Cioè, siamo delle divinità in mezzo a questi robottini sfigati. Ah, se no! Mi fornisce dei nuovi dati da analizzare, cavaliere. Distruggilo! Molto bene. Già. È fico. La tag battle è fichissima. Mi hai dato... Qui va a finire che facciamo mattina, vero? Sì, proprio, guarda. Che brutto. Devo farlo aprire a lei, che... Sei contenta? Però sei tutta ferita, eh? Il pipistrello e la gattina. Almeno ho colpito qualcosa. Come vanno le cose? Sto bene, non preoccuparti. Devi solo aiutarmi a disattivare questa cosa. Vabbè, però anche tu te lo fai mettere perché uno ti invita, cioè lo sai che questo qua è fuori come un balconcino. Possiamo uscire? Non festeggerei ancora fossi in voi. Cavaliere Oscuro, la mia prossima sfida è sotto all'Elliot Memorial Hospital. L'ideale per quando sverrete sfiancati dallo sforzo mentale. Quindi posso uscire, posso andare a fare... Ok. Beh, ciccia, ci vediamo poi. Io vado un po' a farmi cazzi miei perché, cioè... No. Non puoi andare via, te. Stai lì. Ciao. O mi dici qualcosa, aspetta. Magari mi dice qualcosa di bello. Non hai ancora chiesto scusa. Per cosa? Per come mi ha trattata Eddie, come se fossi una tua aiutante. Metà dei ladri di Gotham ora crede che ti faccia le soffiate. Ecco. Infatti. Certo, c'è qualcosa da guadagnarci, no? Infatti le fa le soffiate. Stupidina. Scusa se ti ho sminuito agli occhi dei criminali. Ehi, ho chiede mai scusa? Sei impazzita, figlia, perché proprio innamorata. Sono solo freelance. Scegli da che parte stare, Selina. La tua parte paga troppo poco. È un pochino. C'è un po' di sfiga. Le nuove prove sono pronte e non vedo l'ora di tornare a giocare a quella specie di roulette rossa. Va bene, lo faremo. Però, prossimo video perché... Mi rompo anche un po' i coglioni a continuare a farne 800.
Ehi, Batman, ma da quando Catwoman è così carina? Deve essere da quando la guardo con i tuoi occhi. Quando le chiedi di uscire? Oh, non ti starei ancora struggendo per quella taglia al ghoul. Avanti, ormai sono passati mesi. Anche i vermi che l'hanno scolpata... La figlia di Ra's al Ghul. Il capoccia. Questa occasione d'oro solo perché ho freddato la tua ultima fidanzatina? Ascolta il tuo consulente sentimentale, Romeo. Le ragazze ci restano male se ti ossessioni con l'ex che non hai salvato. Siamo veramente fottuti di testa. Eh già. Ok, signori, facciamo una bella cosina. Ci salutiamo per questo appuntamento. Abbiamo fatto le prove dell'enigmista. Fatemi sapere se vi possono interessare, se vi può piacere vederle. Continuiamo la ricerca della salvezza di Catwoman, altrimenti me le faccio per cavoli miei. Andiamo avanti con la trama principale e qualcos'altro. Comunque ditemi voi. Io adesso preparo questo qui e Catwoman la lascio un attimo in sospeso. Magari faccio qualcosa di secondario, qualche realtà aumentata, che tanto quelle bene o male sono tutte uguali, rompono la minchia e basta. Signori, io vi saluto, vi ringrazio come al solito, ci vediamo un prossimo video. Voi fatevi sentire e alla prossima. Ciao a tutti, al prossimo video qui da Gotham.